Rick, per quanto ancora dovremo stare nascosti? Questa domanda dovresti farla ai tuoi amici di merda. Quelli non sono miei amici, hanno tentato di uccidermi già due volte. Ehi, sarà meglio che tu sia pronto, presto arriverà anche la terza. Perché fanno così? Hanno iniziato a comportarsi stranamente da quando siamo arrivati in Campania. È qui che ti sbagli, Mortino, non hanno iniziato a comportarsi in maniera strana da quando siete arrivati. Hanno iniziato a esistere da quando siete arrivati. Cosa intendi dire? So che potrebbe sembrarti assurdo, ma escluso Regione, a nessuno dei membri del tuo gruppo esiste davvero. Com'è possibile? Sono abbastanza sicuro di conoscerli tutti. Che cose che ti fregano, creano falsi ricordi nella tua mente e si fingono tuoi conoscenti. Poi in questo modo iniziano a riprodursi e prendono possesso del pianeta. Non è così semplice, so di conoscerli. Ma prima del viaggio non ho alcun ricordo insieme a loro. La verità è che al momento non è importante saperlo, non iniziamo a farci paranoie. Beh, Rick, io invece voglio che tu sappia una cosa. Sono felice che tu sia venuto a salvarci. Ma che salvarvi? Ho venuto qui per fare fuori te e quell'altro sorcio. Sei vivo solo perché hai dimostrato di non sapere nulla di questa storia. Cosa? Parli di Re Julien, perché vuoi ucciderlo? Perché il motivo per cui questi parassiti sono qui è proprio lui. Re Julien è il motivo, non è possibile. Mentre eravamo legati, anche lui era confuso e spaventato. Ti stai sbagliando. È inutile discuterne adesso. Quando sarò di fronte al tuo amico, sarà lui stesso a dirci come stanno le cose. Per il momento prendi questa. A cosa mi serve? A cosa ti serve? A cosa potrebbe mai servirti? Un'arma? Serve a uccidere i parassiti, però ricorda. La riuscita del piano è necessario che uno di loro resti in vita, non uno in più, non uno in meno. Rick, non so se posso ucciderli. Ho deciso di fidarmi di te, ma sono pur sempre dei miei vecchi amici. E va bene, dammi l'arma, non credevo fossi cagato sotto tal punto. In questo caso tu occupatevi. Ciao Mortino, non ci vediamo da un po', che ne dici se facciamo quattro chiacchiere?